Bentrovati amici di Obiettivo 100, dopo il ciak di Nicola che ti ha dato il via oggi al caffè della domenica mattina. Siamo sulla nuova piattaforma Obiettivo 100, abbiamo www.obiettivo100.it, insomma siamo evoluti, abbiamo il logo nuovo, abbiamo sigle nuove, abbiamo tutto nuovo, ma noi siamo rimasti imbecilli uguali, oserei dire. Assolutamente, quello non riesce a cambiare. Abbiamo con noi come ospite Elisabetta Giberti, in un'ottica di descrizione del Consiglio Comunale abbiamo cercato, soprattutto parlando contro la violenza delle donne, ci sembrava giusto e corretto proprio chiamare le più rappresentative del Consiglio Comunale, senza nulla togliere le altre donne, ma di quella che è, diciamo, la maggioranza, l'opposizione e il terzo polo, perché secondo me e secondo Nicola siete ufficialmente il terzo polo centesimo. Però tu non hai detto le cose proprio esattamente, nel senso che tu non è vero che hai chiamato lei per questo motivo, tu l'hai chiamata perché ha i capelli dello stesso colore del nuovo logo. Effettivamente tu l'hai chiamata per quello. Effettivamente fantastico. Richiamo. Prima di iniziare la conversazione devo assolutamente ringraziare chi ci ha fatto i complimenti per la presentazione, il sito, il logo, tutti quanti. Grazie mille, siamo rimasti senza parole, non sappiamo cos'altro dire. L'unica cosa che noi invece pretendiamo di più è iscrivetevi al canale YouTube, non dimenticatevi, perché tutto questo è bellissimo, ma noi dobbiamo continuare a crescere e quindi è importante che vi iscrivete tutti quanti. Un giorno l'ha fatta. Subito, No, subito. Se no non intervistiamo neanche. Esatto, è una tangente questa cosa. Prima ancora della ricchezza. Una tangente gratuita, tra l'altro. Cioè, vogliamo ricordare che iscriversi su YouTube, basta andare, iscriviti Kick. E abbiamo già. Esattamente. E io inizierei proprio subito in pompa magna. C'è stata una testata locale di Trento, un'interessante intervista di Marco Mattarelli, che insomma ha iniziato a dire che la vostra linea di orgoglio centese in questa campagna elettorale, alla quale lui si è adeguato ma non era d'accordo, è stato il motivo per cui non avete vinto, cioè non esservi riusciti a differenziare abbastanza da Fabrizio Toselli. E quindi Marco Pietrazzoni, diciamo, ha giocato un po' nelle retrovie. Tu cosa rispondi? Sembra assolutamente vero, ma è logico che avrei risposto così. Magari nel tecnico mi spiego anche più perché. Puoi fare la voce, magari, cioè, non certo. Ti preoccupare. No, cioè, se penso a quante volte abbiamo girato le frazioni e quanti eventi abbiamo organizzato, se penso con quante persone abbiamo parlato, con quanto anche porta a porta abbiamo praticamente fatto per spiegare il perché eravamo diversi nel nostro progetto e perché eravamo appunto questo terzo polo. E il fatto che sono fiera che abbiamo puntato su Marco Pettazzoni per la sua esperienza in regione ed era l'unico di noi che poteva vantare non solo all'interno del nostro schieramento ma anche negli altri schieramenti questo tipo di esperienza, io penso che già solo per questo noi abbiamo altamente puntato a differenziarci. Sicuramente non vogliamo che la polemica faccia parte del nostro modo di essere. Perché? Perché secondo me la polemica non paga. Oh, certo che, cioè, per non essere polemici e prendere dentro Marco Mattarelli è un grosso affare, non l'avete fatto, eh. Era un guarda, era una finta. Cosa ti dico? Cioè, io apprezzo Marco per la sua competenza tecnica su determinati argomenti, però purtroppo su queste skills emotive... Ci mette anche noi. Ma non può essere! Anche perché poi lei adesso sta dicendo Marco, ma sarà Marco Mattarelli o Marco Pettazzoni? Don Mattarelli, che io ho sempre apprezzato tanto, io l'ho difeso tantissimo, perché comunque in tanti ci hanno, tra virgolette, recriminato la sua presenza perché era una persona divisiva. Ma apprezzando la sua competenza tecnica su determinati argomenti, perché diciamocelo, io di bilancio so il giusto, sono un po' la signora Pina dei bilanci, poi certo mi impegno, li studio, vado a guardare, se mi rendo conto io di una discrepanza, direi una roba gigantesca, ma nella vita faccio altro. Invece lui nella vita ha fatto quello per sempre, per decenni, quindi io lo apprezzo moltissimo e posso imparare da questa persona. Però bisogna anche sapere stare in un gruppo, capire quando è il momento di mettere al servizio la propria competenza, far crescere gli altri, perché poi anche gli altri hanno qualche cosa da darti.
perché io in questi anni sicuramente non sono diventata un mago dei bilanci, che non è neanche il mio argomento, però in un decennio abbiamo costruito un gruppo di un certo tipo, importante, che si è mosso compatto nonostante quello che ci è successo mentre appartenevamo ad un partito, e le persone hanno preso valore, ci siamo mossi insieme. Su una cosa ha ragione Mattarelli quando critica, che tante preferenze non si prendono da soli. È vero? Eh sì. È vero. In 5 anni e mezzo di scorso consiglio comunale, sicuramente penso che le persone mi abbiano riconosciuto che potevano trovarmi in qualsiasi ora del giorno e della notte. E dal cestino ad una roba più importante, io ho sempre cercato di aiutare tutti con chiarezza. Se una cosa si può fare, si prova. Se una cosa non si può fare, non si può fare. Se invece possono esserci delle strade per risolvere il tuo problema, sono la prima che ti aiuta, in sincerità. Prima di passare al discorso del tuo gruppo Facebook Cassonetto Centese, perché per me è interessante analizzare, ma ci arriviamo. Certo. Anche un bel nome, tra l'altro. Sì. Me l'ha suggerito Marco Pettazzoni, è nato per scherzo. Dopo ne parliamo. Beh, ci a dire la verità, Orgoglio Centese l'ha suggerito qualcuno. Ah sì? Qualcuno che al momento non mi sovviene. E c'è un'altra persona che mi manda spesso messaggi lamentando che Orgoglio Centese ha perso un po' di comunicazione, diciamo, o almeno a lui non gli vengono comunicate nessuna delle scelte che state facendo. Che Gunnar Macapelle, me l'aspettavo. Essendo comunque un amico, indipendentemente da che la possiamo pensare in maniera uguale o differente, io te la devo riportare questa cosa. Beh, perché, certo, qual è il problema? Cioè, anche perché non la sta riportando, secondo me, conoscendolo solo a me, ma tipo a tutta la VM, a tutta Renato. Quindi è il caso. A tutta la giunta in carica. Cioè, penso che sia tempestando di messaggi tre quarti di cento. Quindi. Cosa sta succedendo con Gunnar? Perché la meta che non gli mandate dei messaggi? In questo momento non ci siamo ancora ritrovati, semplicemente perché ci stiamo organizzando e stiamo cercando di capire anche che cosa sta succedendo, nel senso, avete visto come sono i primi consigli, avete visto che stiamo recuperando cose non fatte da mesi, 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 e quindi in questo momento stiamo un po' cercando di capire anche quale strada si sta cercando di prendere per essere un valore e non sempre e solo contro a tutti, come qualcuno preferirebbe fare. Ma allo stesso tempo credo che gli aiuti debbano essere comunque ragionati. Non siamo il terzo polo, ci siamo detti questo? Bene, il terzo polo deve essere il più equilibrato possibile. Voi, secondo me, oltre che terzo polo, rappresentate quell'elettorato che viene sempre nominato l'astensionismo, perché vi astenete in tutto. Io ho visto il consiglio comunale, sì, vi siete astenuti in qualsiasi cosa. No, però al di là di tutto volevo togliermi questa curiosità. Effettivamente è vero, noi abbiamo dormito, no, visto i primi consigli comunali e ci siamo fatti questa domanda. Orgoglio Centese, a differenza o come altre liste civiche, altri progetti civici del passato, riuscirà a darsi una vita e una continuità al di fuori del consiglio comunale? C'è sicuramente voglia di continuare, c'è sicuramente voglia di strutturare un gruppo che sia forte e continui a crescere, come quello che stavo già strutturando insieme a tutti i miei colleghi prima di uscire dal partito della Lega, perché una cosa che ci ha contraddistinto, e lo stavo un po' finendo di dire prima, è che negli anni siamo diventati un gruppo coeso, non semplicemente perché eravamo lì perché avevamo una tessera in mano, allora dovevamo essere lì tutti insieme, ma nel tempo ci siamo studiati insieme i consigli, abbiamo imparato a guardare le cose, abbiamo imparato a decidere insieme anche quando avevamo idee diverse, mettendo insieme le nostre differenze e capendo quelli che potevano essere i vari punti di vista. E noi vorremmo continuare a crescere così. Certo che per crescere così è difficile, perché quando un gruppo sceglie bisogna anche adeguarsi alla scelta del gruppo e imparare a stare insieme agli altri. Sì, e se uno invece è più abituato a fare il passo in solitario è difficile, no? È chiaro. Esatto. E
io sempre facciamo cosa, devo fare anche questa domanda. Vai. Galeotto fu questo accordo, cioè l'avete fatto questo accordo per mettere Veronesi presidente del consiglio o no? Perché anche questo è fatto un accordo, cioè, ma c'è stato un è la prova, ci si ricordi Alex Meloni, è la prova, la prova. Dai, le famose convergenze parallele, perché, no? Perché hanno fatto un nome anche loro, chi gliel'ha impedito? Ah, beh, non lo so, sembra chi gliel'ha impedito? Avete fatto l'accordo. Milizia, Milizia potrebbe farlo meglio di me. L'accordo. L'accordo. Se voi andate a guardare anche mentre. Vito Salatiello, vi devo dire questa, mi ha mandato un messaggio con scritto Edoardo Accordi. Se voi andate a guardare anche mentre io ho chiesto se c'erano altri nomi, già io ho guardato insistentemente perché io mi aspettavo altri nomi, no? Della serie, ma è possibile? Perché tra l'altro, è vero, infatti. E l'ho chiesto più di una volta. In quel momento lì eri tu il presidente, esatto, del consiglio, perché sei stato il consigliere anziano, si dice, esattamente, così. Esattamente. E spieghiamolo a tutti cos'è il consigliere anziano, che a me l'ha spiegato Pettazzoni. Però adesso lascio a te il compito di spiegarlo a chi ci guarda. Faccio per 5 secondi un po' la grossa, dai, fammela passare. No. Così, no? Non ci permetteremo mai, soprattutto in questa fase del mondo, te, le donne. Dai, ragazzi, un po' di leggerezza fa bene. Cioè, assolutamente. No, e viva la mortadella. Lo dico io. Detto ciò, il consigliere anziano è il consigliere che ha ricevuto più preferenze di tutti quanti. E con una piccola nota di orgoglio, centese, mi dicono, centesissimo, mi dicono, nata a Bologna solo per sbaglio, ma centesissima. Mi dicono la più votata degli ultimi 20 anni, quindi mi sento una responsabilità enorme ed è stato per me una sorpresa. E qual è il segreto allora dell'effetto Giberti? L'effetto, cioè le donne sono diventate tutti degli mamma effetti, mia, ma. Tutti gli effetti. Ma io penso che non ci sia tanto un segreto, nel senso che ho solo cercato di impegnarmi più che potevo, consapevole del fatto che comunque avevo un lavoro molto impegnativo, perché io nella vita faccio altro. Pochi sanno che fare il consigliere a 100 non significa che lavori come consigliere, ma io 12 ore al giorno faccio altro, sono un educatore professionale, ho una famiglia, un bimbo piccolo. Però ogni momento libero io lo passo cercando di dare risposte. E poi sicuramente c'è stato l'aiuto del mio gruppo, perché ci sono state tantissime persone che, nonostante il bimbo piccolo, questo, quell'altro, mi hanno aiutata a fare, tra virgolette, pubblicità. Ma magari lo vogliamo dire anche tuo marito, poveretto, che deve sopportare anche tutto lui, questo. Certo. Io me ne rendo conto, avendo la mia compagna che deve sopportare questa mia follia di obiettivo 100, certo, e certo, mi porta via tanto tempo anche a casa con una bambina piccola. Al contrario, visto che siamo nella parità dei sessi, tu c'hai un marito che deve fare la stessa cosa. La famiglia è un nodo fondamentale, l'equilibrio e la tranquillità che parte da casa ti permette di realizzarti fuori. Fa parte di quegli affari non derogabili, no? No, non negoziabili. Però secondo me ci hai anche già un po' suggerito un completamento della risposta a questa domanda quando prima parlavi di quello che è stato il lavoro che hai avuto modo di fare all'interno del partito al quale appartenevi negli anni precedenti. Infatti, secondo me, il successo che fino alle precedenti, alle ultime elezioni amministrative ha avuto la Lega in questo territorio non era solo dovuto a un'onda emotiva nazionale, ma proprio a un lavoro fatto sul territorio. Cioè il territorio aveva imparato che con Giberti, che con Pettazzoni, c'era un continuo canale di comunicazione, c'era una richiesta che veniva sempre ascoltata. Secondo me anche in questo tanta gente, perso il simbolo del partito, si è creato comunque un movimento che ha detto: io voto loro perché queste sono persone che fanno, sono persone che trovo. Da lì, secondo me, anche il tuo risultato personale quasi meridionale, nel senso che quante sono? 200? 182. Cioè, di solito, di solito è al sud che i consiglieri prendono più delle 300. Sì, quando votavano la Democrazia Cristiana. Ma questo me l'ha detto un altro consigliere comunale di opposizione, cioè quindi un riscontro molto grande, ma che secondo me dipende proprio da quello che dicevi tu e che hai già fatto negli anni passati, cioè stare sul territorio, parlare con la gente. Per questo che ti chiedevo,
Orgoglio Centese riuscirà a darsi un seguito anche fuori dal Consiglio, perché è importante questo. Io è quello che vorrei, cioè, poi logico non lo decido da sola, perché c'è anche un gruppo, però il nostro pensiero è continuare a crescere, migliorare quelli che sono i nostri difetti, le nostre pecche, la perfezione non c'è, sicuramente abbiamo bisogno di sistemare delle cose, di migliorarle, probabilmente qualcuno non ci seguirà più perché avrà i suoi motivi, altri ci seguiranno ancora, il fisiologico del gruppo. Ma non in campagna elettorale, io che ne ho seguite tante, ho visto che nasce una lista civica che muore immediatamente dopo e sopravvivono solo quelli che sono in consiglio per farla rinascere o riprovarci dopo 5 anni. Quindi tanto di cappello se le liste civiche che attualmente si sono candidate riescono a proseguire. So che è anche attiva, per esempio, anche se in consiglio comunale, comunque il gruppo si sta riunendo, cerca di... Cento sicura, stessa, Cento sicura, voi, insomma, avanti 100. Anche lì sto avendo notizie che comunque provano a dare un proseguio, perché comunque, questo ci tengo a dirlo, il percorso che porta le elezioni non dura 2 mesi per le elezioni, ma dovrebbe durare 5 anni, cioè si crea qualcosa, invece tanti arrivano al rush finale e poi dopo si prendono rusco e brusco per riempire la lista, insomma c'è un problema. E con Orgoglio Centese, come voi avevate già rilevato, insomma abbiamo cercato di fare una cosa un po' diversa, anche se per altre situazioni abbiamo dovuto un po' tamponare. Quindi... Ma sì, sì e no, perché comunque dalla lista che ho visto c'erano molte persone che comunque, anche se non erano tesserati Lega, quindi provenivano da quel mondo lì, comunque gravitavano dietro la persona di Petazzoni. Sì, sì, cioè, è questa, vero. Questa che praticamente tutti li conoscevano, quelli che avevano in lista, sì. Ed erano... Avevano già seguito altre cose che avevamo fatto sul territorio, come cittadini, perché erano anche un po' incuriositi dal nostro modo un po' di fare, di esserci nonostante tutto, insomma. Ma ti manca la Lega? Guarda. Fatica. Che domandone mi hai fatto. Era la domanda più facile, ma l'ha messa in difficoltà, vedi? Io sono messa così, te lo dico proprio sinceramente. Io lì ci ho passato 10 anni. Sia chiaro, lavoro di territorio, tu poi lo conosci meglio di me. Hai cominciato prima di me altrove. No, quindi anche molto prima. Quello peggiore, perché quello più impegnativo è quello che fa arrivare gli altri in altri posti e tu non prendi un euro, ci metti il tuo tempo, il tempo della tua famiglia, i tuoi soldi personali e prendi solo gli schiaffi in faccia. C'è stato un momento in cui i nostri valori coincidevano, perché la Lega era veramente vicina ai territori, ascoltava quello che veniva da territorio, tant'è che voi sapete che ho fatto anche tante cose, sono stata in scuola politica, l'ho fatta per diversi anni, ho fatto parte dello staff, quindi insomma mi sono impegnata sempre mettendoci del mio, ma anche per migliorare, no? E comunque quel tipo di approccio faceva parte del mio modo di essere, perché a me le cose piace studiarle, capirle e metterci la faccia, perché se io si dico una cosa è perché l'ho guardata, se no ti dico aspetta che la devo guardare, che la devo studiare. E non sono capace di raccontare la supercazzola, passato il termine, ok? Vabbè. E quella fine che è stata così, quella parte lì sì, sicuramente mi manca, ma dov'è finita? Lo chiediamo noi, ma è finita? Dove è finita? Io sono 2 anni che non riconosco più la Lega, non solo a livello provinciale, dico la sincera verità. Io penso che non si debba inseguire il sondaggio. Io penso che la politica debba essere prima di tutto conoscenza e responsabilità. Non siamo inscienti, ognuno di noi ha competenze specifiche, si deve fidare di chi ha competenze specifiche più alte, diverse dalle nostre, e bisogna sentire la responsabilità delle vite degli altri che dipendono dalle nostre scelte. Ma sul fatto che bisogna seguire il sondaggio sono puramente d'accordo, anche perché mi sta abbastanza sfruttando leggere continuamente post che prendono i sondaggi di Mentana, appena c'è un 0, virgola, sì. Festeggiano che è quasi un errore matematico, un 0, secondo virgola. Me la Lega, c'è stato un momento, e non tanto tempo fa, in cui in quanto Lega cominciava veramente a funzionare tanto e a intercettare tanto consenso. Il problema della Lega è che ha cominciato ad andare a toccio un po' di qua, un po' di là,
un po' di su, prendere magari un atteggiamento, adesso dico delle cose, non voglio essere offensivo, dai 5 Stelle, andare a prendere spunto magari qualcosa un po' più centrista. Cioè, nel momento in cui la Lega smette di essere tale, secondo me la Lega perde la sua identità. Per me stiamo dicendo la stessa cosa. Eh sì. Perché? Bella questa cosa, potremmo, sì. Vengo anch'io in orgoglio centesimo, no, torniamo nella Lega, andiamo a ribaltare la Lega. Non penso che tornerai nella Lega, sai? Siamo già arrivati alla fine del ragionamento. Sì. No, è perché per quello che stavamo dicendo, ha perso l'identità, ha perso la conoscenza. Una volta c'erano i dipartimenti che approfondivano gli argomenti. E questo si è perso. Cioè, il sondaggio lo capisco. Ma se il sondaggio mi dice che la popolazione non si vuole sentire dire, adesso c'è la questione coronavirus che da 2 anni la fa da padrone, e forse non è un caso che in questi 2 anni è vacillato, perché è facile fare l'opposizione, è difficile essere responsabili, è difficile prendere e comunicare cose difficili. Certo. Perché dire basta, non esiste, sono capaci tutti, ma il prendere invece le cose con coscienza e comunicarle in modo adeguato e fare in modo che si capisca che in una situazione grave come questa bisogna prendersi per mano a prescindere dalle bandiere, è molto più diverso. Qui ho iniziato ad avere la mia frattura interna, non ve lo nego, perché comunque la vita delle persone è talmente importante che non vale, passatemi i miei termini, un poco... una cioppa di voti. Beh, certo. Ma questo è sempre stato, secondo me, un problema della Lega. Dai tempi di Bossi e Formentini, poi Bossi e Maroni, adesso Salvini e Giorgetti, ci sono sempre state due polarità. Una tendente all'istituzionale e, a mio parere, spendibile, sì, ma che intercetta meno consenso a breve termine. Una invece fatta di brontolì di stomaco. È proprio così. Purtroppo negli ultimi due anni, secondo me, si è andati a far brontolare troppo sto stomaco qua. Concordo. Causando una dissenteria di voti, scusami, ma no, così, stava bene. È così, è assolutamente così. Non è un caso. È bellissimo ascoltarti quando fai quei... Però è perfetto perché dà un'immagine iconica nella nostra testa che è quello. Per mille ragioni. Non è un caso che i governatori Friuli, Veneto, Lombardia, di destra, Lega, siano i primi che hanno preso determinate posizioni importanti, certo, contro anche quella che è stata la segreteria federale. Matteo Salvini, che per me è sempre stato il top, capitano, perché l'ho visto crescere, migliorare, studiare, e io stesso in questo momento secondo me l'uomo mi dà l'impressione di essere anche stanco. Sicuramente per quello che fa, che vive a 1 milione di giri al minuto, sicuramente. Quando si stanca di fare politica non prendiamo in obiettivo 100. Vabbè, bella, bella, bella. Sì, dai, non è che dobbiamo proprio rendere tutti, dai, adesso. E passiamo a Cassonetto Centese, perché sì, tu l'hai accennato, dopo lo so che ce lo dimentichiamo. Dai, parlaci di sto Cassonetto. No, io te, la domanda che ti voglio fare, ormai penso che il gruppo Facebook lo conoscono tutti e chiunque ha un problema prima si rivolge a te, che la CMV ormai. Intanto mi sono chiesto, hai mai fatto domanda dentro? Però no, punto, non ci andrai mai. Lo sparano dentro, tra l'altro, per può cui... essere. Ma la mia domanda è: come ti è venuto in mente di aprire questo gruppo e metterci uno sbattimento del genere per un argomento unico e basta? Cioè, per del paciugo, per te del paciugo, cioè, poi questa cosa qua. E poi che sopravvive aumenta nel tempo, perché sì, uno dice di solito quel tipo di gruppi non raggiunge oltre i 200-300 persone e sparisce. No, anche perché lei, no, prima diceva no perché sai i bilanci non sono la mia materia, no, come dire, è una cosa pallosa. No, lei si è preso il rusco, cioè, però. Quello, cioè, da pelle d'onna, no, dicevo lì, da pelle del sabato sera, emozioni. No, come... Cavolo, allora... Io, da brava signora Pina, no? Sono andata a farmi tutte le varie riunioni quando dovevano introdurre il porta a porta e ho girato anche le frazioni. Anche io non ero candidata da nessuna parte, non ero all'interno di niente, seguivo la Lega perché mi sembrava quella un pochino più normale, ma non ero assolutamente niente. Ero una cittadina molto stanca. Andavo alle riunioni della Lega ogni tanto, ero quello che si chiama un sostenitore semplice, quindi... li guardavo anche un po', ero anche in fase di studio, mettiamola anche così.
Però io e Marco ci conosciamo da quando siamo piccolini, no? E quindi con lui ho sempre parlato tantissimo. E una sera, iniziando a sentire il malumore che io stessa provavo e mi rendevo conto che in quello che proponevano c'erano delle discrepanze troppo assurde, ho iniziato a dire: qua però, ragazzi, cioè, bisogna far qualcosa per fermare sta roba, o quantomeno per pigliarla, perché questa cosa esploderà. E da cittadina mi rendevo conto che non andava. E Marco, scherzando, eravamo in chat su WhatsApp, mi disse: ma proviamo con un gruppo Facebook. E io: potrebbe essere un'idea, magari riusciamo a metterci in tutti un po' insieme. È nato ai tempi di Lodi. È nato ai tempi di Lodi, era prima delle elezioni. E ad un certo punto, è tanto, nel senso che una vita e un'attività così lunga. È nato a fine 2015, è nato a fine 2015, è stato proprio all'introduzione, mi sembra settembre-ottobre, è nato una roba del genere. E il nome, stanno cercando il nome, Marco è spettacolare per queste robe, perché è una roba, cioè, Marco è spettacolare. Oltre che a fare l'imitazione di Tuso. Io prenderei più lui che Salvini, proprio la verità, sì, in obiettivo c'è, più simpatico è Salvini. E mi fa: oh, ma cosa ne pensi di chiamarlo Cassonetto Centese? È lui. Quindi abbiamo fatto il gruppo nel giro di pochissimo, non è stato da novità le richieste di accesso. No, ma cioè, io tuttora ho delle difficoltà quando devo capire qualcosa, immagino allora era ancora più difficile, quindi avere un punto di riferimento, un faro, è un servizio, una differenziata. E proprio su questo noi abbiamo riscontrato tanti problemi partendo dalle segnalazioni delle persone. Cioè, io ho avuto dei momenti in cui avevo delle 300 segnalazioni al giorno di mancati ritiri, dove guardando le segnalazioni che mi arrivavano dalle persone sono riuscita a capire che nell'organizzazione che facevano dall'alto in partecipata c'erano delle zone che non riuscivano a raccogliere, quindi si organizzavano per fare in modo che ogni tanto fisiologicamente delle zone non venissero raccolte. E io lì gli ho tirato le orecchie. Mamma mia. Gli ho tirato le orecchie dicendo: scusate, dico, ma io dalle segnalazioni me ne rendo conto. Ah, noi le segnalazioni non le abbiamo. Certo che voi non le avete. Non solo, le segnalazioni di Cassonetto Centese mi hanno permesso di tirare ulteriormente le orecchie, perché chi chiama direttamente... Ma quando io sono in copia nelle mail o so che hanno chiamato e dopo mando anche io e comunque tengo monitorate giorno per giorno, raccolta per raccolta, quale problema c'è, io dopo vado là e gli tiro le orecchie. Vabbè. E quindi ad un certo punto si è fatto fuori che Cento era il punto dove c'erano più segnalazioni in tutto il ferrarese. Guarda un po'. E lì a me sono nati tutta una serie di ragionamenti, perché poi ci voglio arrivare in fondo a questa cosa qua, perché io l'ho detto, l'unico modo per farmi tacere è risolvere il problema. E io non vedo l'ora di parlare altro. Esatto, anche perché quel problema. Di venirti a tirare le orecchie anche sotto forma di ectoplasma. E quindi... col cassonetto che suona e la catena, no? Quindi, cari amici, nel caso non siete sul gruppo Facebook Cassonetto Centese, avete qualche difficoltà, avete qualche dubbio sulla differenziata, è lì che dovete andare a chiedere. Potete bypassare la CM un po' a questo punto. Ultimamente ho aperto anche ad altri tipi di segnalazioni, perché comunque mi arrivano lo stesso. E non so, mancate manutenzioni in generale, il verde. Cioè, non devi chiamarlo Cassonetto Centese, devi chiamarlo URP. Alla fine è molto più che un URP, perché anche se le persone fanno le segnalazioni nel modo corretto, quando poi io mi rendo conto che scrivo, faccio presente in che data è stata fatta la segnalazione, quale tipo di mezzo hanno usato, come l'hanno fatto, eccetera, eccetera, ma qua continua ad essere in evasa. Siamo verso la chiusura, vorrei fare una domanda per concludere, ripeto, quel discorso delle donne in consiglio comunale. Io vedo veramente una crescita politica centese delle donne, e tu questo consiglio comunale pensi che le donne saranno davvero protagoniste o diciamo saranno sempre in parità dell'uomo? Cioè, io vorrei vedere veramente le donne, non che vengono favorite, ma che si prendono il proprio spazio. Delle dominatrici praticamente, ma tu vuoi questo? Ma perché no? Abbiamo avuto
tante situazioni differenti. Però vedi, io torno sempre qua perché mi piace questa cosa qui, l'abbiamo detta con il vice sindaco, l'abbiamo detta con l'effetto Caldarone, lo diciamo anche con te, io ci tengo a ribadirlo sempre. A me la cosa che ha dato tanta soddisfazione è che quel mucchio di preferenze che hai preso tu non le hai prese perché sei una donna, le hai prese perché sei una persona in gamba, non il cassonetto centese, la fuoriuscita dalla Lega, l'orgoglio centese. Cioè, mi aggancio a quello che diceva George, io mi aspetto di vedere in questi 5 anni un consiglio comunale che funzioni, un consiglio comunale dove funzionano tanto le donne perché sono brave persone, non perché sono donne. Concordo. Cioè, ormai... Ah, io vorrei... mi sto chiedendo se è l'inizio di veramente una rivoluzione, nel senso che in cui le donne... ragazzi, parliamoci chiaro, abbiamo avuto 4 candidati sindaci maschi e una sola donna. Ed è così da mo'. Cioè, io mi sto chiedendo, il lavoro tuo, della Caldarone, della Picariello, per citare... per me quelle più rappresentative, ma anche tutte le altre hanno lavorato tantissimo, cioè pensate al preferente che ha preso la Bidoli. Sì, sì, esatto. Però è l'inizio di una rivoluzione a livello culturale in cui le donne, cioè, vengono considerate in quanto paritarie, nel senso, e quindi possono ad accedere a ruoli di potere, di amministrazione, senza che ci siano le quote rosa, ma perché si stanno facendo l'asino. Io penso, la dico fuori dei denti ragazzi, io penso che le quote rosa siano più un danno che inutile per le donne. Per me sono una cosa inutile adesso. Perché la quota rosa, pur di riempirla, viene messo rusco e brusco. Sempre nel cassonetto centese. Esattamente, non è neanche riciclabile quella roba lì, ok? Sì, sì. Quindi no, sono d'accordo. Io spero che ci sia questa rivoluzione in corso, ma le uniche che possono portare avanti questo tipo di rivoluzione siamo proprio noi donne. In che modo? Impegnandoci, facendo vedere il nostro valore. Anche perché adesso faccio un attimino, 30 secondi. Siamo tornati negli anni 70. Non vai. Si addice, però lo dico 30 secondi. In 10 anni che faccio politica, quello che sono riuscita a fare non mi è mai stato concesso, mi è stato riconosciuto per l'impegno. E anche laddove, come le dinamiche ferraresi dimostrano, è stata tolta un'opportunità per altre dinamiche, l'impegno sul territorio ha fatto sì che il voto delle persone tirasse una legnata nei denti a chi pensa di avere la possibilità di togliere o dare a seconda della propria disposizione personale. Chiaro. Ecco che questo fa capire che la politica in generale non ha bisogno né di quote né di permessi, ma deve essere fatta sul territorio dalle persone e bisogna mettere se stessi le proprie competenze per le persone, migliorandole sempre di più. Sì, secondo me, ecco, a livello nazionale forse è un po' più delicata la situazione, però a livello locale, sul territorio, secondo me, parlo solo di politica, il concetto di quota rosa è superabile adesso. Per me, cioè, sì. Queste elezioni, questo consiglio comunale ci dimostrano questo. Non c'è bisogno di specificare quante donne ci siano in consiglio comunale, perché se sono brave persone, cioè non si scandalizzerebbe nessuno se alle prossime elezioni ci fossero 5 candidati sindaco donna. Non sarebbe neanche, secondo me, una cosa da passare al vaglio, perché lo dimostrano i risultati, cioè le preferenze che hai preso tu, quelle che hanno preso tante altre persone che abbiamo già citato. Non c'entra niente il fatto, non è una questione di genere, è una questione di merito. E ti dirò di più, penso che a livello nazionale o comunque di elezioni di secondo livello barra regionali valga più o meno lo stesso discorso. E questo perché è buono. Anche lì spesso, pur di andare a soddisfare le quote rosa, vediamo poi arrivare nello stesso Parlamento cose anche un po' imbarazzanti sia negli uomini che nelle donne. Però, se permetti, per appartenenza di genere guardo particolarmente immolato. Perché mi fa più specie, perché io penso che le donne, quando ci mettono il cuore e l'anima, hanno una potenza straordinaria, senza nulla togliere a voi, perché come diceva lui prima, io a casa parto grossa, perché c'ho mio marito,
perché è la mia sponda, è la mia metà della mela perfetta, vuoi che me la tocca? Ma l'energia che ci mettiamo, siamo di un testardo e voi lo sapete per primi, che quando decidiamo di andare ad un obiettivo non ci ferma niente, non ci ferma nessuno. Obiettivo 100. Esattamente. Purtroppo dobbiamo chiuderla qua per oggi, almeno. Penso che avremo modo di chiacchierare ancora in questi 5 anni di lavoro, perché comunque sei una persona piacevole, l'ho sempre detto, si scherza anche volentieri con te. E questo era anche il nostro modo, come vi ho detto, di dare il nostro contributo alla lotta contro la violenza alle donne, perché comunque la violenza alle donne non è mai giustificata. Piuttosto picchiate me, Nick, ce la sentite. Ma perché mi metti sempre in mezzo? Ma tu non c'è una puntata dove... Ma guarda, occhio, che qualcuno t'ha picchiato, dai! Sì, no, mi ha picchiato, per cortesia. E scherzi a parte, la violenza non è mai giustificata. Vi ringraziamo per essere stato dei nostri. E ringraziamo te, Elisabetta. Grazie a voi. Di questa tua, diciamo, personalità che trasmetti in video. Ci vediamo. Grazie per esserti fatta i capelli dello stesso colore di Obiettivo 100. Ti ringraziamo anche per questo. Io ho detto che rimetto la nota seria. Posso? Certo. Grazie a voi ragazzi per il vostro lavoro, perché è molto importante. Perché portare la politica più vicino alle persone è una roba difficile. Ed è difficile far passare il messaggio che la politica è nella nostra vita tutti i giorni, quindi non ce ne dobbiamo disinteressare. Quindi grazie, perché questa è una cosa fondamentale da fare. Grazie a te. Grazie veramente, apprezzi questo lavoro e per favore combatti solo per una cosa: smettete di fare i consigli comunali di lunedì. Sì, sì. Ci vediamo, ciao! Ciao.